5 volte Mister Olimpia, 185 centimetri per 120 kg fuori dalle competizioni. Vi siete mai chiesti com'è un cheat day di Chris Bumstead? Io me lo sono chiesto e anzi ho deciso di provare a vivere per un'intera giornata mangiando esattamente quello che C-Bum mangia nel suo cheat day post gara. Sopravviverò? Non sopravviverò? Non lo so, è una sfida, l'importante è provare e dare il meglio di sé. Poi quello che viene, viene. Ma partiamo dal principio. La colazione è il pasto più importante della giornata, no? Pesata prima della sfida per vedere quanto peseremo di più alla fine. 80 e 35, onesto. Colazione, il pasto più importante della giornata e anche il più leggero a quanto pare. Dato che C-Bum in questo cheat day molto tranquillo, molto leggero, parte con due omelette e dei pancake e un donut french toast con il bacon. È una ciambella tipo con il bacon sopra un po'. È una roba bizzarra, dopo vediamo cosa esce fuori. Per i pancake ho deciso di non mangiarli a casa perché non so farli fisicamente, non so oggettivamente da dove iniziare. L'omelette sì. Quindi adesso ci prepariamo una deliziosa, delicata e piccola omelette. Due, non una, perché a quanto pare è quello che ci meritiamo. Non so farlo. Mi lacrimano gli occhi. Ah, mi lacrima un occhio. La parte più faticosa di questa giornata sarà non piangere. A inizio giornata il morale era alto. Due omelette, qualche pancake, una strana ciambella. Niente di pericoloso, niente di strano. Ero lanciato, ero pronto ad ogni cosa. E anche bello affamato. Un po' di peperone. Allora ragazzi, una delle due omelette era con il pulled pork, che non ho minimamente trovato in nessun punto dell'universo, quindi mi sa che lo farò con il bacon. È maiale, quindi dai, ci siamo praticamente quasi, no? Finiamo la prima omelette, quindi mettiamo un paio di ovette con tutto il resto. Opla. Bene, sbattiamo questo ovetto, questa omelette. Forse ho messo un botto d'uovo? Non lo so. Oh, va che bello. Blorb. Ci mettiamo un po' di formaggio che ho preso appositamente. Direi che una bella zuppa di formaggio. Perfetto, ora il gioco è mettere questo intruglio in una padella e sperare che non esploda. Ed è veramente tanto. Dovrebbe esserci una quantità indegna di uovo. A noi piace comunque. Tempo di fare la seconda omelette mentre la prima si prepara. Forse devo mettere il bacon a cuocere. Voilà, tre intere fettozze di bacon. Bene, cazzarola, sta diventando... No, devo piegarla. No, come si fa? Oddio, più o meno è un omelette. Molto meno che più, ma più o meno carina. Non bellissima, ma carina. Bene, è il momento di testare intanto la nostra prima omelette. Oh, posso dire? Va come ciotta. Ciottissima. La prima di due e poi non è finita la colazione. Inizia ufficialmente il cheat day di C-Bum. È arrivata anche la seconda omelette. È il mio momento. Buon appetito. Assaggiamo quella col bacon, ma è buona. Caldissima. Oh, buona ma è calda. Al momento ho una fame incredibile, quindi mi sta soddisfacendo un sacco. Ho timore di sapere quanto durerà la fame e quando diventerà sofferenza. Nom nom. Trovo un po' ingiusto fare il cheat day di C-Bum comunque perché lui sotto gara, quindi tutto tirato, pesa 104 kg. Mi sento vagamente magro e leggero in confronto, quindi non so dove mi entrerà tutto sto cibo. Omelette 1 andata. Devo dire senza troppi problemi, per ora. Buono, sono soddisfatto. Ora è tempo di andare a mangiare qualche bel dolcino. Durante il percorso verso il bar che faceva i pancake ero tranquillissimo. Avevo mangiato, ero a metà colazione e avevo ancora un sacco di fame. La sfida stava andando esattamente per il verso giusto. Ciao. Un pancake con la Nutella? Sì. E uno sciroppo d'acero e bacon. Grazie. No. Ho trovato il sostituto della ciambella con lo sciroppo d'acero e il bacon. Il pancake. Muoio. Mi sono preso un caffè americano per compensare il fatto che ho bisogno di energie per sopravvivere e... Spero mi faccia andare al cesso più volte possibile. Oggi va così. Bene, questo è per concludere la colazione. Ho sostituito il donut con un pancake con il bacon e lo sciroppo d'acero. Un pancake alla Nutella perché mi piace. Dai, speriamo. Madonna che buono. Madonna. Penso di aver goduto un po'. Non l'avrei mai detto, pinge come un drago. No, dai, buono. Sto pucciando il cioccolato dentro nel pancake col bacon, uno schifo. Sono veramente una persona orribile. Tanta, tanta, tanta roba. L'unico problema è che è mezzogiorno e un quarto, zio Pera. E questa è colazione. Ovviamente ditemi se avete consigli su altri cheat meal, cheat day da fare e li proviamo, perché io devo vedere uno se arrivo vivo alla fine di questo. Però in ogni caso è divertente come esperienza. Mangiare, mangio. Ho sempre mangiato. Mi piacciono...
in realtà è il mangiatore più mangione della vita, quindi sono contento, mi sono sbrodolato. Ho dato pancake finiti e con questo termina la nostra colazione leggerissima da 3000 calorie. Contando che è mezzogiorno e mezzo, non vedo l'ora di mangiare il pranzo. Però per ora sono abbastanza tranquillo, non sono pienissimo, alla salute. Dopo circa 7-8 km di camminata e una bella dose di smaltimento, pranzo. Niente di meglio che rinvigorirsi un po' mangiando un buon burrito e una valanga di gelato. Ma l'appetito non mancava. Ero carico, ero lanciato, non mi sentivo troppo appesantito. Perfetto, tempo di mangiare. Momento del pranzo. Ho swappato cena e pranzo perché per cena mi sono riservato una sorpresina per voi che mi faceva molto ridere, ma si poteva fare solo a cena. Quindi pranzo, lui prende un burrito bowl che in Italia è introvabile, quindi prenderò semplicemente un burrito e poi due pinte di gelato e un brownie. Si può fare. Grazie mille, buona giornata. Missione compiuta. Burrito preso. Devo trovare del gelato prima di arrivare a casa. Ce la farò. Missione gelato compiuta. Ho trovato i gelati proteici dell'S Lunga. Enorme hit. Adesso ci stiamo dirigendo verso il centro. Devo sedimentare questa roba e farla smaltire un po', quindi camminerò un botto oggi, ma camminerò chilometri su chilometri per cercare di sopravvivere. In più ne approfitto perché in centro abbiamo il posto dove prenderemo delle ciambelle che ci serviranno come spuntino. Breve spuntino di vedrete quante ciambelle. Vi assicuro che sono tante, tante, tante. E le dovremo mangiare alla fine, quindi saranno piene di sofferenza, ma lo scoprirete più tardi. Ora godiamoci questa bella giornata. Ci sono tipo 5 gradi e io ho caldo perché sto iniziando a macinare calorie dentro di me. Sto diventando una stufa, ma non importa. Abbiamo ancora tanto da mangiare oggi. Bene, è arrivato il momento del pranzo. E voi direte, Bertra, sono le 3. Sì, ho finito di fare colazione a mezzogiorno e mezza. Mi sembra giusto pranzare alle 3. Quindi burrito, che però ovviamente nel mio caso è un burrito non bowl, ma burrito e basta. Due gelati e dei brownie. Partiamo dal fatto che devi essere un bodybuilder solo per aprire la confezione. Abbiamo anche dei piccoli nachos che non erano propriamente inclusi, però non ci fanno schifo. Il burrito è bello fresco perché l'ho preso da Sporto, purtroppo che stavo chiudendo il negozio. Vediamo se è buono. Buono. Tanta roba. Dopo gli ultimi due pancake ci voleva qualcosa di bello salato, perché ho ancora lo sciroppo d'acero che mi gira nel corpo, dolcissimo. Questo invece è bello saporito, bello speziato. Va giù che è una meraviglia. L'unica mia perplessità è che i pancake, la frittata, questo burrito, secondo me si stanno stratificando nel mio stomaco e si formerà un tappo di merda estremo. Io spero, dopo adesso i gelatini, magari i gelati secondo me misturano un po', di riuscire ad andare in bagno, perché sennò la cena e il post cena muoio. Cioè mi riempio fino a qua e inizio a masticare, a fermare il cibo qua. Quindi gelatini e brownie, perché sì, devo ricordarmi di bere tanto, anche perché se mangio tutta sta roba e non bevo a un certo punto della giornata altro che intoppato. Stiro dritto orizzontale. Vediamo un po' come sono sti brownie. Ne ho presi due perché più o meno mi sembra equivalente a quella roba che ha preso lui, che è un pochino più ciotta, ma... No! È uno solo. Mamma, si smontano. Non fa male. Finalmente un po' di calorie semplici da prendere. Questi due gelatini in realtà hanno parecchie più calorie di quelli che mangia lui, perché lui ha trovato i gelati quelli super diet, così un barattolo con 320 e uno con 360 calorie. Io ho trovato questi che in due fanno 930 calorie. Diciamo che penso pareggino un po' il fatto che magari il mio burrito era meno ciotto del suo. E ora, da grande tradizione dei miei video, mentre mangio, tivuina piccolina di relax, anche perché devo tirarmi giù 600 grammi di gelato. Quest'ultimo brownie lo spantego nel gelato e lo distruggo tutto lì dentro. Secondo me offre interessanti spunti. Poi il fatto che dopo questa vaschetta di gelato, che ormai è quasi finita, ce ne sia un'altra intera, ci pensiamo tra un attimo, ci pensa il me di fra 5 minuti. Però intanto ce lo godiamo. Prima vaschetta finita, ne manca una sola. Sto per finire il secondo gelato e poi devo fare una pausa cesso enorme, però ce la stiamo facendo. Posso dire, con questo arriviamo a quanto saranno 2000, altre 2000 calorie, 2000 spicci più la colazione che erano 3000, siamo già a metà della sfida. Pensavo molto di più, sono solo a metà. Oh mio dio Bonino, la vedo buona. Dai signori, due cucchiaiate, ho finito. Ora posso dirvi che il mio pancino sta iniziando a dire, beh, ma sai che sei un po' una merda. Non ho mai mangiato così tanto, credo. Adesso però direi che ci andiamo ad allenare nel chill e poi pensiamo alla parte più tosta della giornata, che sarà la cena e soprattutto lo spuntino post cena, quello che è, perché spuntino è spuntone, che vi assicuro è tosto.
La missione Ciambella mi dava anche un'ottima opportunità per smaltire un po' camminando, perché ragazzi, camminare è quello che mi ha salvato la vita in questa sfida. Camminare per smaltire le 600 tonnellate di calorie che stavo introducendo dentro di me. È il momento di prendersi delle ciambelle, quindi è il momento di soffrire, prenderle e poi guardarle fino a stasera così. Non vedo l'ora. Ho visto che avete la box da 12, giusto? Hai un'idea di quante calorie possono essere in tutto? Poche, perché me le devo mangiare tutti in una seduta poi. Ah, bene. È quello il problema, sì. 250-300. Questi ora saranno un ottimo post cena. Però dai, sono ancora carico nonostante burrito, gelati, cose. Ce la si può fare. E qui, disastro. Mi sono reso conto che allenarmi con tutto quel cibo in corpo era deleterio. Dopo 5 minuti di corsa neanche stavo già completamente chiudendo. Mi sentivo lo stomaco pronto a rigettare ogni cosa dal lato sbagliato. Quindi mi sono rallentato, mi sono preso un pochino di respiro, ho camminato un pochino e poi ho provato a fare qualche esercizietto a corpo libero. Purtroppo neanche a fare gli esercizi ero al top. Mi sentivo un po' indebolito, un po' appesantito. Tutto quello che non serve quando vuoi fare un buon workout. Un pochino demotivato me ne sono tornato a casa pronto ad affrontare l'ultimo pezzo della sfida. Allenamento fatto, doccetta fatta. Penso di non volermi mai più allenare in una condizione del genere, raga. Mai più. Devo dire che io funziono molto meglio a stomacchino vuoto. Però volevo fare l'esperienza. Ho sbagliato? Possibile. Non importa. Qualcosa l'abbiamo fatto, qualcosa abbiamo smaltito. Perché ora è il momento della cena. Non vedo l'ora. E ora pisolino. È arrivato Babbo Natale. E sì, intendo proprio due enormi sacchetti di cibo. Adesso vi faccio vedere in cosa consiste la fantomatica cena del dolore. Chris Bumstead, nel suo cheat day incredibile, è composto da due doppi hamburger senza formaggio. Io li ho presi col formaggio perché non c'era l'opzione per toglierli. Un altro doppio cheeseburger, quindi col formaggio, e un hamburger singolo. E delle animal fries, che sono queste patatine con il cheddar e il bacon. In realtà sono le banalissime ricche del McDonald's. E voi vi chiederete: Bertra, perché non sei andato in un negozio? Perché lui le prende da In-N-Out, che è una catena che non esiste in Italia, non c'è, non è mai arrivata. È solo negli Stati Uniti, diciamo che sarebbe stato complicato prendere un aereo oggi così, di punto in bianco. Ma a Milano c'è In-Fulminino-Out, che è una ghost kitchen che ha preso il nome, l'ha plagiato e fa gli stessi panini. Quindi io sono troppo felice perché posso farlo nella maniera più precisa del mondo, copiando malamente i suoi panini. La gioia, la felicità, sono gasato, tempo di fare grande pappa. La cena fatta così tardi aveva lo scopo di lasciarmi il tempo di digerire un pochino. E infatti sono arrivato abbastanza affamato. È dunque arrivato il momento di inaugurare i panini partendo da quello singolo, perché è il più triste di tutti, non c'ha manco il formaggio. Buono. Piccolo pezzo senza salsa. Gnom. Allora, i panini non mi spaventano perché una bella fame di salato ce l'ho al momento. Eh no, hai già mangiato, No. E uno, li scaldo al volo, sono un po' freddi. Che va bene mangiare una bella fettozza di panini, ma almeno caldi. Oh, questi col formaggio sono belli più morbidosi e unti. Bada come la cola. Comunque è proprio vero, il salato è molto più difficile che dia noia. Quattro panini me li mangio easy, con le ciambelle. Na paura. Secondo pannolo andato, vediamo di beccarci il terzo. Caldi, diretti dal forno. Che belli! Questo comunque è un po' un sogno nascosto che diventa realtà. I panini dei fast food solitamente sono piccolissimi e dico sempre: oh, me ne mangerei un altro, altri due. È vero, e non sto facendo la fatica che mi aspetterei. I panini erano andati. Rimaneva l'ultimo scatto finale. Tempo delle patatine. Qualcuno avrà da ridire sulle patatine con la forchetta, ma sono un blocco. Sono impossibili da smuovere. Ah, che roba. Buone però. Approvate. Ah, bene, sono un uomo nuovo. Finiamo queste patolle e poi si aggredisce la fine. Queste patatine di mezzanotte sono romantiche, comunque devo dire. Hanno un loro perché. Acquetta rigenerante. E si va all'atto finale, al tocco di classe, alle ultime 3000 calorie gustose. Le ciambelle. È arrivato il momento, signori. Le ultime 3000 calorie? Le ultime 12 ciambelle? Vediamo cosa si può fare perché io ormai sono in delle condizioni terribili, ma godiamocele. Va che belle che sono queste 185 ciambelle. E ho dimenticato i gusti. Ho dimenticato buonissima parte dei gusti. Però inizierò con questa qui che è tipo al Kinder Bueno. No, non può essere sbagliata quella al Kinder Bueno. È buona.
È buona. Sono buone, devo dire che complimenti. Allora, una che mi ispirava era questa qui al Kinder Cereale, perché io amo il Kinder Cereale. Testiamo anche lei. Un po' più delicata dell'altra. Qua c'è l'apo che mi ha appena chiesto perché sto facendo questa cosa. Ottima domanda, Terenas. Perché mi odio? Non è vero, perché voglio diventare come Sibam, anzi, più grosso. Quindi ho bisogno di tutto il bulk possibile, tutto insieme. Oddio, ragazzi. Ma sto iniziando a vivere male. Quella al Nutella Biscuit. Iniziano a sapere un po' tutte della stessa cosa. Ragazzi, sono le 23.53 e temo che non entri più un cazzo dentro di me. Panico, non mi entrava più nulla. Dopo l'ultimo morso di quella ciambella sentivo il mio stomaco che si era completamente tappato, chiuso. Si stava rifiutando. Ho come l'impressione che se mi mangio un'altra di queste ciambelle potrei o farle uscire tutte velocissime da sopra, fa proprio più effetto trampolino, entra e fa pium, o gli estiro e basta. Ne ho mangiate 3 per un totale di circa altre 900 calorie, quindi sono a 8.000 circa. Me ne mangerò un altro per arrivare a 8.500. Peccato, perché cazzo sono lanciato. Però dovrei avere tipo altre 3-4 ore per digerire un po' e mangiare. E è notte ormai. Non penso di avere fisicamente il tempo. Adesso bevo e poi vedo se ho ancora la forza di uno o due. Vediamo. Oh, ragazzi. Uff, ho bevuto l'acqua. Mi ha solo tappato di più. Temo di essere morto. Temo di essere arrivato al capolinea di questa avventura. Niente, l'acqua aveva fatto ancora peggio. Su quello strato di ciambelle e hamburger che mi tappava il corpo e mi diceva ti prego smettila, l'acqua aveva fatto soltanto uno strato in più che aumentava il livello di sazietà senza smuovere nulla. Ero distrutto. Dopo tutta la giornata, dopo tutte quelle calorie, fermarsi a così poco mi distruggeva. Ma sapevo anche di non poter stare male per un video, di non poter mettermi a vomitare soltanto per vincere una sfida con me stesso, quindi l'ho accettato. Va mio figlio, come lo chiamiamo, raga? Gianfilippo? Ragazzi, quindi abbiamo scoperto che le 10.000 calorie del cheat day di Sibam sono veramente toste, soprattutto quando si considerano tutte queste ciambelle. Perché finché erano gli hamburger, sì, probabilmente mi hanno fatto un tappo qui, raga, che adesso mi sta uccidendo, non lo metto in dubbio. Però, raga, ste ciambelle sono toste da tirar giù, sono proprio faticose da mandar giù. Io ci ho creduto, raga. E quindi, ragazzi, con questi donut che restano qui ad imperitura memoria, cioè restano qui per ora, poi me li mangio nei prossimi giorni, a ricordarmi che ho mangiato quasi, quasi come una persona che appena finita una gara, tutto tirato, pesa 24 kg più di me e fuori dalle gare pesa 40 kg più di me. E ho quasi mangiato come lui, quasi, sono fiero, cazzo sì, sono forte come Sibam, ci possiamo lavorare ma ci arriveremo. E ora pesatina prima della fine per vedere se abbiamo preso peso, perso peso in questa sfida quasi vinta. 82 e 75, ok, è un risultato, non posso dire nulla.